Click to see stars comments. Ok. Va bene. Buongiorno, tanto per un video di dopo registrato. Sto qua ad aspettare. Personcini miei belli, pilatesine, non, dove siete? Qua siamo. Qualcuno sta arrivando, qualcuno sta arrivando. Buongiorno, buongiorno. Ero qua in attesa, aspettavo, ho detto dove sono le mie donne? Eccoli, ci sono, che io ho saltato una settimana, mi mancate tanto. Oggi sono contenta, finalmente faccio questa lezione. Oh, che video brutto. No, scherzavo, scherzavo, ho cambiato di nuovo la stanza, sono ritornata che è libera oggi. Quella più bellina, più sullo sfondo pulito. Oh, ciao Rita, buongiorno, buongiorno ragazze. Come state? Come state? Scrivetemi qualcosa. Siete pronte? Siete cariche? Dico subito due paroline. Oh, ciao Maura. Bel bacino, un bel cagnolino. Dicevo, parto subito per spiegare quello che faremo. Di solito mi occupo tantissimo, più di tutto, come sapete, le mie parti preferite, il cuore e il gluteo. Poi naturalmente si lavora di tutto il corpo, però raramente faccio le lezioni dedicate all'apertura del torace, che anche questo nel Pilates è molto molto, diciamo, usato, popolare. Perché sono parti del corpo proprio che sono responsabili della nostra postura, che poi è alla base della nostra salute. Ciao Daniela, ciao! E poi sopra ancora qualcosa. Ah, Maura, ho già salutato. Bene, ragazze, comunque, dicevo. Quindi oggi ci occuperemo della zona delle spalle, soprattutto di tutta cingolo scapolare. Lo chiamano cintura scapolare o cingolo scapolare perché non esiste. Ciao Adri, ciao Adriana, Cristi, sì, buongiorno a tutti, belli fiorellini. Quindi ci occuperemo di questa cintura proprio perché tutto è collegato, non è che possiamo allenare solo braccia o solo spalle e lasciare altra regione. Il muscolo parte dalla scapola, poi si attacca, cioè collega con lo sterno, con omero, insomma tante regioni sono coinvolte e noi andiamo soprattutto più che rinforzare il braccio, di prendere consapevolezza di questa tutta la nostra regione, diciamo di educarla, perché più riusciamo a portare in salute tutte le articolazioni dove si attaccano i muscoli, dopo è molto più facile che anche il muscolo rimane lungo, flessibile, nello stesso tempo forte. Gli esercizi non sono difficili, sono semplici, però fatti in modo che possiamo proprio connettere la nostra mente e controllare ogni scivolamento della scapola, percepire da dentro questi movimenti che ci aiutano a poi ad avere le spalle, il trapezio, tutta la zona, tutta la cintura più sani. E quindi metaforicamente anche, diciamo, gestire meglio le situazioni un po' difficili nella vita, perché come si dice, si accumula peso sulle spalle, ha un peso sulle spalle. E a cosa servono? A sopportare e risolvere queste situazioni. Ciao Anna, buongiorno. Quindi oggi ci occuperemo proprio di questa nostra parte. Io vado, oggi non ho il tappettino perché ho lasciato in macchina, quindi io farò la lezione sul tappeto normale, quello di casa. Mi allontano, mettetemi qualche pollice se mi vedete bene, se mi sentite bene. Vengo un attimo a vedere se qualcuno me lo scrive. Boh, io non lo so, io c'ho questa scritta qua. Ecco, io ho cliccato sopra. Non lo so nemmeno cosa vuol dire. Mi vedete, ragazze? Ok. Allora, oggi
E come sempre partiamo, le occhiali le posso anche lasciare a questo punto, non avete scritto niente. Maura, Mau, mi scrivi per favore se si vede e si sente bene? Grazie, perché tutto bene. Ok, perfetti. Bene, bene, bene. Postura, come sempre, un minuto in silenzio, concentriamoci e ci mettiamo la nostra attenzione per la pratica di oggi. Piedi sotto le anche, le ginocchia sono in linea con le dita dei piedi, non vanno dentro né fuori. Ruoto il bacino, retroversione per portare il coccige sulla linea dei talloni. Ruoto e abbasso le spalle. Allungo bene il collo. E qua, questa è la nostra postura corretta. Possiamo sentire che l'addome è in leggero atteggiamento con questa retroversione del bacino. Possiamo sentire che i piedi, mettendo così parallele, aprendo le dita proprio, che sono, ci donano a noi la stabilità. E con questo ci chiudiamo le occhi per isolarsi da tutto ciò che circonda e andare un po' a vagare dentro di noi. Perché quando chiudiamo le occhi possiamo sentire meglio. E in questo caso andiamo a sentire proprio il nostro respiro. Possiamo sentire il suono, possiamo sentire il movimento dell'aria che passa dalle narici e scende, possiamo sentire il movimento che provoca all'interno. È proprio con il movimento che vogliamo connettere il nostro respiro e sfrutteremo questa sincronizzazione durante tutta la lezione. Ancora un respiro consapevole, sincronizzo bene il movimento e il respiro e riapro gli occhi. Riapro gli occhi, metto talloni insieme, divarico i piedi, iniziamo di ossigenare, quindi salire su con le braccia, prendendo più aria che posso e cercando di mantenere l'interno coscia stretto. Cambiamo e alterniamo le rotazioni delle braccia. Inspiro, salgo, coscia stretta, gluteo attivo, scendo giù con le braccia. E prossima volta inspiro in avanti, salgo, mantengo fuori l'aria, ruoto palmi verso terra, scendo laterale, salgo laterale, su, mantengo. Fuori, scendo in avanti e continuo in avanti, prendo tanta aria ragazzi, stiamo ossigenando, quindi i polmoni pieni e mi concentro anche sull'equilibrio, sull'attivazione dei flussi energetici dal basso verso l'alto e dall'alto verso basso. Ancora apro, allungo le braccia, salgo su, lunghi, scendo. E salgo braccia in avanti. Ok, scendo l'ultima volta. Salgo laterale, su, allungo e scendo fuori l'aria. L'ultimo. Salgo in avanti e scendo giù. Da qua stacco i talloni, i piedi rimangono paralleli, diventano. Iniziamo a sollevare alternato, sempre salendo sulle punte, ma questa volta anche la testa e lo sguardo seguono il movimento del braccio. Più attenzione, quindi sollevo il braccio destro, salgo, inspiro, guardo su, qua l'equilibrio si perde. Però rimaniamo concentrate, scendo e poi vado con la sinistra su. Mentre scendo, il mento cerca lo sterno, abbasso lo sguardo e ancora su, allungo un lato, concentrazione, scendo, guardo giù, inizio la mobilizzazione del collo, allungo. E giù, scendo, appoggio bene i piedi, sento che anche i polpacci sono attivi, l'addome protegge sempre, la schiena rimane dritta. Inspiro ogni volta che mi allungo su,
Ed espiro mentre scendo, appoggio i piedi e su, allungo bene, guardo su e scendo. Ancora. Facciamo sinistra, poi destra, sinistra, abbiamo finito. Inspiro, fluido e lento, sguardo su, scendo fuori l'aria. Inspiro, fluido e lento, guardo su, scendo fuori l'aria. Da qua riparto di nuovo con il braccio destro, lo ruoto verso l'interno e andiamo ad allungarsi un po' lateralmente. E mi fletto verso destra. La mano sinistra scivola sull'altro fianco cercando di arrivare verso l'ascella. E torno. Alternate. Sinistro, rotazione interna. Scendo e allungo il lato destro. La mano destra scivola verso l'ascella. Torno. Inspiro. E fuori. Allungo il lato. Cerco ogni volta di scendere sempre di più. Destro, siamo a metà, allungo bene, scivolo, percepisco quanto aumento lo spazio tra le costole. Siamo a 6. Torno, ruoto, allungo, scivolo con le mani, sempre di più. 7. La rotazione parte verso l'interno e poi il braccio scende e allungo tutto il lato destro e poi allungo anche il lato sinistro. Lato sinistro. L'ultima, uno e uno. Ruoto il braccio sinistro e allungo lato destro. Più profondo, ragazze, scendo sempre di più. E osservo mentre scendo cosa cambia nel mio corpo. Da qua allungo le braccia, le porto sotto le spalle. Sopra le spalle, scusate, gomiti piegati, semplice, però mantengo sempre le braccia parallele a terra. Quindi io inspiro qua, espirando, butto le braccia in avanti, incrociate, inspirando, apro più che posso ed espirando più. E di nuovo inspiro sulle spalle, let go, inspiro, fuori, inspiro, fuori e torno. Fuori l'aria, apro, fuori. Posso fare sempre leggeri piegamenti, apro sempre di più. Faccio lavorare un po' anche il cervello per non sbagliare i movimenti. Perché è facile intrappolarsi dove vado con le mani, incrocio, le metto sulle spalle, le apro. Possiamo fare sempre la conta che ci aiuta in tutti i nostri esercizi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, braccia parallele, non mollo. 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, l'ultimo, 1, 2, 3, 4, da qua, sentite, iniziamo a riscaldarci un po', da qua ragazzi, sollevo sulle braccia, inspirando, e ora qua non mi si vede, mi sembra, non lo so, prima avevo provato. Comunque, unisco il palmo delle mani, l'addome in atteggiamento sempre, mentre unisco i palmi, mi allungo, cerco di mantenere comunque le costole dentro, non spaccio di qua, ma li tengo dentro. Da qui, semplicemente, inspiro
respiro, spingo e allungo dai piedi verso le mani, il lavoro è invisibile dall'esterno, espirando mi arrotolo su un pallone, quindi retroversione del bacino, schiena C, e spingo forte le mani in avanti come forse voglio sparare, le braccia sono accanto alle orecchie, inspiro, torno, espirando un'altra volta mi arrotolo, retroversione, schiena C, porto le mani tra le scapole e continuo in questa sequenza, retroversione, ci sparo fuori l'aria e allungo, la prendo, lunghi, lunghi, arrotolo, ci e retroversione, mani tra le scapole e spingo, stabili sui piedi, spingo sempre con tutta la pianta, allungo bene dai piedi alla testa e mi ricordo, mentre muovo le braccia, mentre attivo e percepisco tutta la mia zona delle spalle e delle scapole, di seguire sempre il respiro, allungo sempre inspirando, mi arrotolo e attivo le braccia, non lo so cosa è successo con la musica, continuate ancora tre volte, inspiro ed espiro, piego dietro, stendo, arrotolo e sparo, allungo, arrotolo e vado dietro, il mento tocca sempre lo sterno, butto fuori l'aria, l'ultima volta qua sparo, allungo, di nuovo arrotolo, rimango un attimo con le mani appoggiate tra le scapole, appoggio le spalle sulla testa, tremo un po', inizio ad allungare la cervicale un po' di più e sciolgo. Andiamo a rilassare un po' le spalle, si allunga il collo. Allora, qua posso già togliere il golfino. Io mi sento riscaldata, e voi? Ragazze, qua, mani in punto vita. Semplice. Pieghiamo il collo destra dietro, sinistra avanti. E poi cambiamo. Sinistra dietro, destra avanti. Ogni volta che pieghiamo il collo, ci pieghiamo leggermente anche ginocchia. Vamos! Uno, dietro, sinistra, avanti, destra, dietro, sinistra, avanti, destra, dietro, sinistra, avanti, destra, dietro, sinistra, spingo con i piedi, avanti, cambio, sinistra, dietro, piego sempre piccoli piegamenti con le ginocchia e arrivo sempre con il mento allo sterno e allungo, avanti, ancora due, sinistra, dietro, destra, avanti, l'ultima, e dietro, e giù, da qui, divarico, le gambe un po' di più, apro i piedi, scendo nello squat plié, sumo squat, chiamate come vi piace di più. E prima costruisco bene la posizione, sapete,
Accoci il jet pesante, tira giù il corpo, distribuisco peso uniformemente. Qua devo essere leggera, leggera. Il busto è appeso in mezzo, proprio appeso. Controllo naturalmente la prima cosa da fare, controllare le ginocchia che sono in linea con le dita dei piedi e il busto appeso leggero, come forse voglio spingere leggermente il bacino in avanti. Le spalle basse rilassate, collo lungo, sempre le spalle basse rilassate. Io rimango qua, semplice, ruotiamo le spalle indietro e in avanti in questa posizione, senza muoversi. Dobbiamo sentire leggeri, però la rotazione è molto profonda. Inspirando le spalle salgano fino alle orecchie, ruoto e ascolto come scivolano le mie scapole giù. E poi inspiro su e ruoto giù. Ancora due volte indietro, scivolo giù, lentamente. Lavoro con la consapevolezza, voglio osservare, cambio rotazione, il movimento di ogni cellula. Non penso alle gambe, non penso, questa è la mia posizione naturale. Sollevo fino alle orecchie, inspiro e fuori l'aria, butto giù. E l'ultima, butto giù e scivolo. Leggermente verso la gamba sinistra, gira solo la spalla destra, 4 volte in avanti, 1, 2, il busto in diagonale, 3, solo una spalla destra, 4, non perdo il respiro, 5, faccio il movimento al massimo, vado indietro, 1, 2, ruoto, su e indietro. Su e indietro e torno in centro, scivolo dall'altra parte, lavora la spalla sinistra, prima 4 in avanti, lenti e consapevole, osservo movimento di ogni cellula di questa zona, sincronizzo il respiro, non lo perdo, 4ª volta e vado dietro, ruoto, sollevo fino all'orecchio e l'ultima, ruoto, molto bien, da qua, rilasso un po' le gambe, salgo su, inspiro, ancora una, inspiro su, sciolgo le gambe, scendo di nuovo in squat, questa volta apro le braccia per andare a terra, ricontrollo sempre, busto appeso leggero, forza in centro, ginocchia spingono dietro e andiamo ad allungare, a slittare verso destra, attenzione, slitto, con il braccio sinistro, prima volta molto lentamente, raccolgo l'aria, unisco le mani e torno dietro. La seconda volta tutto ciò lo faccio con consapevolezza del movimento delle articolazioni, delle scapole e delle spalle. Allungo il lato e torno su. Stendo, scendo, braccia parallele, squat plie, slitto, raccolgo, torno dietro, allungo laterale. E su, sciolgo le gambe, ragazzi siamo all'inizio, ancora 3, slitto, raccolgo, torno indietro e vado laterale, su, sciolgo, che bellezza, scendo, braccia parallele, slitto, raccolgo, torno e allungo laterale e sciolgo un po' e siamo a metà, scendo, forza e coraggio, braccia parallele, slitto a destra e raccolgo, torno, allungo, su, sciolgo, riscendo, braccia parallele, slitto a sinistra e raccolgo, il torace gira insieme con il braccio, allungo il lato,
Il braccio copre l'orecchia e su, salgo. Dai, rimani con me, ti è rimasta l'ultima volta. Scendo, braccia parallele, slitto destra. Raccolgo. Torno dietro. Allungo. Scendo. Salgo. Scendo. Braccia parallele. Slitto. E raccolgo. Vado dietro. Allungo laterale e torno. Ah, siete felici, abbiamo finito questo esercizio, ma ancora rimaniamo qua a gambe divaricate. Piego le ginocchia, questa volta scendo giù, appoggio le mani e siamo un po' in riposo per i nostri glutei, per le gambe, lavoriamo le spalle. Ma il bello di Pilates è quello che tutti gli esercizi, lavorando una parte del corpo, come effetti collaterali, ci allenano tanto anche altre parti. Vabbè ragazzi, dai, basta chiacchiere. Qua siamo in mezzo, ginocchia piegate e spingono indietro. Cerco di stendere schiena in avanti, quindi spingo le scapole verso il sacro e poi stendo, la testa guarda giù, il sedere guarda su al soffitto. Prima sollevo il braccio destro, ruoto il torace verso l'esterno. Il secondo, stacco anche la mano sinistra, unisco dietro il sacro. Sono in diagonale ma leggera, non cerco allungamento verso la gamba. Il busto flette a destra, ma è un angolo leggero, diciamo, non lo faccio tutta la sua ampiezza. Spingo le braccia e le mani in avanti verso l'alto e ritorno in centro, piego ginocchia, estendo la schiena in avanti, allungo dal coccige fino al centro della testa e di nuovo stendo, sollevo il braccio sinistro. Unisco le mani dietro il sacro, sono in diagonale, spingo in avanti verso l'alto, ritorno, piego ginocchia, allungo la schiena, spingo le scapole verso il sacro. Qua io osservo come posso spingere e quello mi aiuta di allungare tutta la mia zona cervicale e rilassare i muscoli del trapezio. E poi inspiro destra, espiro unisco, leggo le dita, inspiro, spingo e allungo, torno in centro, piego le ginocchia, stendo la schiena, io guardo un po' nel telefono perché mi sembra di vedere, di parlare meglio con voi, ma voi dovete guardare giù, dovete guardare terra perché la cervicale deve rimanere assolutamente rilassata. Vai, partiamo con la sinistra. Ginocchio teso, sollevo il braccio. Ruoto un po' torace verso sinistra, leggo le dita dietro la schiena e allungo, inspiro. Sciolgo, piego le ginocchia, allungo la schiena sempre spingendo le scapole dietro. Ginocchia piegate, ma la schiena è piatta e parallela. E di nuovo stendo ginocchio destro. Leggo le dita. Spingo e allungo. Slego. Ancora due e due. Allungo. Sinistro. Stendo tutto. Apro. Leggo dietro la schiena. Allungo. Torno. Stendo, l'ultima 1 e 1. Ricordo sempre, mentre stendete la schiena, osservate il nostro scopo in questo esercizio qua, osservare il movimento scivolamento delle scapole. Sono qua in allungamento, l'ultima destra e sinistra. Apro, stendo ginocchia, ruoto il torace, allungo il braccio. Leggo le dita dietro la schiena, lascio cadere e allungo. E di nuovo ginocchia piegate, torno in centro, allungo bene la schiena, apro a sinistra, leggo le dita, stendo
spingo e allungo. Ok, ritorno al centro, ancora una volta srotolo, ginocchia morbidi, schiena morbida, una vertebra dopo l'altra, l'ultima a salire la testa e sollevo le braccia rimangono sopra, abbraccio i gomiti sopra la testa, andiamo a sciogliere un po', solo movimenti di scioltezza, se ho bisogno posso chiudere un po' i piedi, se mi fa piacere le gambe, rimango anche a gambe di varietà. Semplicemente inizio inspirando di spingere, vado qua, qua mi si vede di sicuro, di spingere le braccia più dietro la schiena che posso, non in arco qua, piccola retroversione, l'addome piatto e spingo. Cioè, perché cosa succede? Tante, quando dico spingo, fanno questo, spingono avanti la pancia. No, la pancia rimane piatta. Mi aiuta questa piccola retroversione, io spingo solo le spalle e rimetto leggermente giù. E poi passo sopra la testa e butto fuori l'aria. Arrivo con questa chiusura all'altezza del torace. Vai. 8 volte, una abbiamo fatto, una dietro, due davanti al torace, una dietro, due davanti al torace, dietro, davanti al torace, ancora 4. Soprattutto cerco di osservare cosa succede durante questi movimenti, cosa si attiva, cosa ruota, come il respiro aiuta a fare questi movimenti. L'ultima volta qua, torno davanti, da qui lascio cadere le braccia, avvicino le spalle, inizio a rotolare la colonna, una vertebra dopo l'altra. Solo una volta, per sciogliere un po', allungare e rilassare la schiena, scendo a metà, ragazzi, non vado fino a giù, a metà, lascio tutte le resistenze, sento che la mia schiena, specialmente la zona lombare, si estende in tutte le direzioni, attivo forte l'addome, butto fuori l'aria attorno. L'ultima sale la testa, apro le spalle, spingo giù il coccio, già abbasso le scapole. Ancora una volta, inspiro, apro leggermente il torace, spalle rimangono basse, fuori, chiudo le spalle, abbasso la testa, vado a metà, come prima, solo 5 cm più bassi. Sciolgo, lascio che le braccia penzolano pesanti, tirano giù tutta la schiena. Percepisco l'espansione e attivo l'addome. Salgo, sento spalle e braccia pesantissimi. Posso fare a occhi chiusi, io per esempio sto facendo a occhi chiusi. Vai, l'ultima volta scendiamo e questa volta portiamo le mani giù davanti ai piedi. Arrotolo, 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 è l'addome che mi aiuta, è l'ombelico che spinge dentro e io non ci metto le resistenze, il mio busto scivola giù da solo, appoggio le mani, posso naturalmente piegare le ginocchia di già ora davanti ai piedi. Testa rilassata, qualche sì e no con la testa, giusto ancora per percepire questo allungamento tra le vertebre cervicali, inizio a piegare le ginocchia e scendere giù con il sedere. Scendo, 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 appoggio le ginocchia a terra e mi ritrovo seduta sui talloni. Ok, mi vedete bene? Partiamo con un po' di esercizi a terra. Da qui, inspiro, subito, subito, non perdiamo tempo. Apro le braccia, davanti il braccio destro, il sinistro lo incrocia sopra all'altezza dei gomiti, mi vedete bene, e incastro bene. Chi non ce la fa a unire i palmi e spingere una contro l'altro,
il pollice, prendo il pollice. Chi non ce la fa nemmeno il pollice, trovate vostre, magari li tenete vicini. Non forzare, dovete sentire un lavoro abbastanza forte, ma senza avere dolore. Ascoltate bene il vostro corpo. Allora, chi è riuscito ad incastrare da qua il movimento invisibile, lo sentite solo voi, vi guido, inspirando, cercate di staccare le braccia uno dall'altra. E questa posizione non me lo permette affare, ma io sento delle cose molto interessanti che accadono nella zona delle scapole dietro le spalle. Espirando, rilasso un po' e di nuovo inspiro. Voglio separare fortemente le mie braccia. E fuori, rilasso. Ancora due volte, inspiro, spingo, voglio separare le braccia e rilasso fuori l'aria. L'ultima qua, voglio separare, inspirando ed espirando, lascio. Iniziamo a sollevare, l'incastro rimane bello forte. Inspirando, sollevo i gomiti fino all'altezza delle occhie. E le scapole scendono giù, ma io continuo a spingere le spalle lo stesso giù insieme con le scapole, non li metto verso le orecchie. Espiro, arrotondo, retroversione del bacino, i gomiti vanno sotto il torace verso l'ombelico. Ancora tre volte, inspiro, sollevo. Continuo sempre a premere un gomito contro l'altro. Respiro sincronizzato, rilasso la schiena, retroversioni, inspiro, allungo, stendo, sento allungarsi anche le pareti addominali e scendo giù. L'ombelico spinge, i gomiti cercano l'ombelico. L'ultima volta, inspiro, sollevo i gomiti al naso e scendo verso l'ombelico, sciolgo. Sciolgo, sciolgo, movimento all'onda, questo aiuta sempre. Movimenti all'onda, all'otto aiutano sempre. Di nuovo apro le braccia, il sinistro avanti, incrocio destro sopra al livello dei gomiti, ripetiamo tutto. Incastro bene le mani, i palmi uniti. Se non ce la faccio, prendo il pollice. Inizio inspirando di voler separare le mie braccia uno dall'altro. Questa posizione non me lo permette, io ascolto bene tutto il lavoro nella zona delle scapole. Espirando rilasso. Due, inspiro e separo. E fuori, rilasso. Ogni volta che rilasso l'addome si ammorbidisce, la spalla si rilassa. 3, inspiro, allontano più forte che posso, tutta la forza. Fuori, release, sollevo i gomiti su verso il naso, allungo. Osservo dove si sposta il lavoro, dove percepisco il movimento di più rispetto a quando volevo separare il braccio. Osservo tutto ciò che accade in questa zona. Ne prendo la mia consapevolezza e capisco come funziona la mia spalla, il mio petto. La mia parte alta della schiena, spingo fuori l'aria e l'ombelico rientra, allungo l'addome, sollevo i gomiti e l'ultima volta rilasso, sciolgo, sciolgo, muovo le braccia, fluido, come mi pare, muovo. Io di solito faccio 8, posso anche scuotere, va benissimo. Prossima espirazione, salgo su sulle ginocchia, sorrido ogni tanto. Vai, siamo sulle ginocchia, ragazze. Che tempo abbiamo, eh? Abbiamo ancora poco tempo. Va bene, qualche esercizio lo faremo la prossima volta. Dai, tiro e vado in torsione, roto il torace, il gomito dietro, il fegato rimane all'altezza delle spalle. E vado avanti, inspirando, tiro,
però proprio devo sentire torsione e devo sentire questa volta come ruota la testa dell'omero. Ruota diversamente, non ruota più come in altri esercizi. È importante anche di non abbassare, di rimanere sempre a parallele a terra con le spalle, con le braccia. E vi ricordo di ruotare il torace e seguire con lo sguardo sempre questa rotazione. Siamo a metà, ne abbiamo fatto 4. Ancora 4 destri e 4 sinistri. Inspirando, ruoto qua la respirazione è il contrario, perché di solito facciamo le torsioni espirando, ma qua andiamo più che a pensare alla torsione, ci pensiamo all'apertura, l'apertura. L'apertura avviene sempre con l'inspirazione, perché ci si guadagna lo spazio, aumenta lo spazio dentro di noi, quindi libera più spazio proprio nella gabbia toracica, dove diamo possibilità al polmone di prendere più aria. L'ultima abbiamo fatto e possiamo da qua scendere in quadrupedia. Donne, poco tempo, quindi lascio alcuni esercizi, ma questo è importantissimo. Non vado a fare la respirazione del gatto, cioè in arco, ma lascio cadere, come forse lascio cadere il torace dentro le spalle. Fisso le spalle, fisso, guardo le mie mani, le spalle sono sopra le mani. Le spalle sono immobili, non si muovono, non ruotano avanti e indietro, immobile. Non è mobilizzazione della spalla. Lascio cadere il torace come forse lo voglio incastrare e spingere giù. E poi spingo scapole fuori come le alette di pollo, le spalle immobili, l'addome dentro, spalle dentro, li spingo su e di nuovo lascio cadere l'incastro. Mi muovo con questo ritmo. Inspiro, lascio cadere il castro torace tra le spalle, spalle, immobile laddove dentro, spingo fuori le scapole, sento il piccolo pettorale fortissimo e lascio cadere. Ma soprattutto, come vi ho detto, si lavora qua sulla consapevolezza, di prendere consapevolezza di questa regione del corpo, quindi io concentro la mia attenzione sul movimento delle scapole, così riesco a eseguire correttamente. Naturalmente non perdo la schiena, per non perdere la schiena spingo sempre l'ombelico dentro, giù, su, giù, su, aggiungo, ne facciamo solo 4, cado giù in arco, inspiro, le spalle lontane, l'ombelico dentro. Prima salgano le scapole e poi arrotondo, ruoto il sacro ginocchia, abbasso la testa. Vengo neutra, lascio cadere il torace giù e solo dopo in arco apro. Spingo le scapole fuori e solo dopo arrotondo, ancora 2 volte così, da neutra incastro il torace, inspiro in arco. E mantengo sempre le spalle lontane, prima le scapole escano fuori, solo dopo retroversione e abbasso la testa. L'ultima volta lascio cadere il torace incastro, inspiro in arco, spingo fuori le scapole e ingobbo. Da qua rimango a spingere fortemente con le mani. Sento tutto lo spazio tra una scapola e l'altra. E allungo, vado col sedere verso i talloni. Respiro, riprendo un po' fiato. Provo a sentire com'è cambiata la zona della schiena dall'inizio della lezione. Sento i muscoli di trapezio, tutti i muscoli che avvolgono la scapola. E con tutta questa osservazione cerco anche di rilassare, quindi abbandono il peso del corpo. Qua c'è qualcuno ancora che è con me?
Wow, ma siete bravissime, forti, forti donne. Ciao Marti! Ok. Ritorno, dai ragazze. Basta. Riposarsi è bello, ma non esageriamo. Scivoliamo tutti in avanti, braccia a terra. Scivolo, 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 arrivo con i glutei sopra le ginocchia, le braccia lunghi, chi ce la fa, il mento e il torace a terra. Chi non ce la fa, arriva dove riesce oggi. Accontenta il suo corpo. Da qua, un paio di respiri a spingere le ascelle verso la terra e lasciare il peso del torace. Immagino che qualcuno mi ha messo un peso molto pesante tra le scapole, spinge giù a terra, spinge giù a terra, spinge, ma l'ombelico rimane sempre dentro, anche perineo attivo, pavimento pelvico, tutto è attivo. Da qui, retroversione, scendo giù, passo dallo sfinge, mi vedete? Sì, passo dallo sfinge e inizio semplicemente, già che lavoriamo non solo le spalle, ma anche le braccia fanno parte di questa regione, un po' di flessioni, facile, le facciamo in cobra, quindi inspirando, stendo i gomiti. Espirando è prima fase. Espirando appoggio avambraccia. Inspiro stendo gomiti. Espiro appoggio avambraccia. 3. Facile, ci prepariamo. 2. 4. 5. Stendo e appoggio. 6. Stendo e appoggio con controllo. 7. Stendo e appoggio. 8. Stendo. Da qua avvicino leggermente le mani. Sollevo il bacino ma rimango sulle ginocchia. Costruisco la mia planca sulle ginocchia. Cioè io non sono qua, non sono nemmeno qua. Una linea dritta dalle ginocchia alla testa. Le mani sotto le spalle. E andiamo a fare semplici, semplici flessioni, ma importante, tengo i gomiti chiusi, chiusi, i gomiti toccano le costole e la testa rimane lunga, io non sono qua, le spalle sono lontane, i gomiti chiusi, piego, anche i piccoli possono non arrivare a terra, ma spingo finché il gomito non si raddrizza. E scendo. Respiro aiuta a muovermi, inizio a sentire il lavoro molto interessante a livello delle braccia. Controllo, controllo il collo lungo, l'addome dentro. Tutto tronco come una tavoletta, i gomiti super chiusi. Ok. Ancora 4. Ogni volta cerco di scendere un po' di più, ma controllo. Se sento movimenti strani, se sento il collo incastrarsi o aprirsi i gomiti, faccio piccolo, piccolo. L'ultima volta. Su. Ritorno in quadrupedia, solo un attimo. Allungo un respiro, alleggerisco le spalle. Vengo in quadrupedia e subito, non abbiamo tempo. Il dorso della mano sulla fronte. Attenzione, come faccio a farvi vedere? Ecco, sempre vi ricordate ginocchia sotto l'anca e la mano sotto la spalla, la mano ben aperta per avere la superficie d'appoggio più ampia, più ampia. Va bene, qua siamo a dorso. Apro inspirando, qua è semplice, espirando io vado sotto il mio busto, passo e vado in torsione in diagonale, cerco di portare la mano più lontano dall'esterno di ginocchio sinistro fino ad appoggiare la spalla e la guancia a terra. Ritorno, inspiro. E giù, fuori l'aria, più lontano. Guarda, mi giro in favore della camera.
qua tanto si capisce che apro e qua vado di qua. Vai, 3, ora velocizziamo, 4, 5, apro, prendo l'aria, ruoto sempre il torace e sento il lavoro del braccio d'appoggio, braccio sinistro che lavora con la mano destra. L'ultima volta, apro, torno neutra, una volta sedere verso il tallone, ritorno subito in quadrupedia e da qua la mano, la stessa mano che ha lavorato prima, andiamo in compensazione, va dietro la schiena, sempre inspirando apro, qua l'apertura viene piccola, se sentite che non si ruota è normale, perché se volete ruotare di più inizia a ruotare anche l'anca, ma noi non vogliamo ruotare l'anca, noi vogliamo lasciare il bacino fermo, fermo rilassato. Qua io ruoto leggermente, apro poco, apro leggero, il gomito mi aiuta a spingere e mentre butto fuori l'aria vado in diagonale ma in avanti e spingo il braccio destro in avanti finché la spalla non scende a terra. Con la spinta della mano sinistra d'appoggio ritorno con il dorso della mano sulla schiena, inspirando apro e fuori l'aria, 2, dai, ancora 6 volte, l'altra parte abbiamo finito, 3, e 4, e 5, quando dico e inspiro, 6, scendo giù sempre profondo, scendo profondo fino a che la spalla tocca il pavimento, l'ultima, apro, sedere sui talloni, un inspiro tutto dall'altra parte, salgo, dorso della mano sinistra si appoggia alla fronte, sulla fronte, inspirando, apro, la rotazione, io non faccio, non vado a spinta, ma sento come il torace ruota, come diciamo le frecce di un orologio, immaginate, ruota lentamente e fluido, ruota e apre, e qua inspiro, espiro, vado in torsione, appoggio la spalla se ce la faccio e la guancia, la mano destra, il braccio destro d'appoggio mi aiuta, lavora anche lui, mi aiuta a spingere e sollevarmi, 2, velocizzo un po', apro, torsione 3, spingo, apro 4, fuori l'aria, scendo giù, apro, fuori l'aria, scendo, 7, apro, giù, apro 8, inspiro, giù, torno in centro, sedere sui talloni a lungo, un respiro bello lungo e profondo, un espiro ancora più lento e salgo. Da qui subito, ricordate che il dorso della mano si appoggia sulla schiena, piccola apertura, inspiro, sempre ruoto questo torace, non faccio movimenti brutti, strani, movimento fluido e da qua vado. In torsione, in allungamento in avanti finché la spalla non scende giù a terra, sento un allungamento profondo. E qua, apro, il dorso della mano ritorna sempre sulla schiena per questa piccola apertura, ruoto, allungo, ancora 5 volte, apro, 4, giù, spalla a terra, il braccio destro lavora per spingermi su, mentre piego il gomito si apre verso l'esterno, ultime 2 volte, apro, ruoto il torace, prendo l'aria,
vado in torsione, l'aria esce, appoggio la spalla l'ultimissima volta. Ah. Allungo. Torno. Torno in centro. Allungo. Inizio a cercare di rallentare il battito cardiaco, il ritmo del respiro, facendo espirazioni più lunghe delle ispirazioni. E poi piano piano srotolo su, una vertebra dopo l'altra, salgo. Ci sono rimasti 3-4 esercizi da fare che le aggiungo l'incastro nella mia prossima lezione, sicuramente, perché sono molto belli. Noi abbiamo finito il nostro tempo, quindi come sempre 2-3 allungamenti leggeri, tiro polso sopra la testa, proprio tiro per aumentare lo spazio tra le costole. Scendo, abbandono, testa, spalle, leggeri, iniziano a diventare leggeri, tiro l'altro polso, molto bene, apro, vado in piccola torsione, guardo oltre la spalla, allungo sempre in torsione, cerco di crescere su, raddrizzare la colonna. Lentamente, con controllo, cambio. Dietro la spalla, ma la colonna è in estensione. Torno. Sollevo sulle braccia, un bel inspiro. Incrocio i gomiti, porto le mani dietro le spalle e le appoggio sulle scapole. Un bel abbraccio. Come sempre, le affermazioni, io mi voglio bene. Un altro respiro, su, allungo, incrocio i gomiti dall'altro lato e di nuovo le mani vanno sulle scapole, abbraccio forte e caloroso. Ringrazio oggi il mio corpo che ha dedicato il tempo per me, si è mosso per me, e ringrazio me che ho dato questa possibilità dedicando il mio tempo per lui. E l'ultimo, inspiro su, unisco palme delle mani, porto le mani davanti al cuore e ringrazio ancora una volta me stessa, l'insegnante, le compagne che hanno fatto questi esercizi con me, quindi abbiamo fatto un'energia collettiva che si moltiplica in progressione, e ringrazio tutto ciò che posso ringraziare oggi. Con questo passo velox a salutarvi. Ciao donne, ciao, che bravi che siete, mamma mia, ma siete super campionesse, siete rimaste fino alla fine. Io saluto i miei campionesse, ancora un po' di resistenza perché poco abbiamo già il palinsesto di 9 orari che ci vediamo in live dal vivo, ma veramente dal vivo, proprio dentro la palestra, ragazzi, capite che gioia? Poco, rimasto veramente poco, abbiamo quasi tutto pronto, resistiamo, altri un paio di allenamenti online e poi ci abbracciamo, cioè ci abbracciamo è una parola grossa, ma comunque ci vediamo, ci abbracciamo virtualmente, vi mando un bacione, auguro una giornata bellissima, amatevi, datevi il giusto tempo per allenarvi, il giusto tempo per rilassarvi, bye bye, un bacio, alla prossima. Come si fa qua a spegnere? Non fa!